come una chiuia e qui dalla nepide che si è spostato. Arcangelo Bruno, nato il 15 maggio 1921, ha compiuto 93 anni, va ai 94, è reduce della seconda guerra mondiale della campagna di Russia, operazione detta Barbarossa. I tedeschi avanzano sino a Stalingrado, assediano Stalingrado, gli italiani stanno dietro. Fino a quando questa guerra, questa campagna di Russia non diventa tanto logora che i tedeschi non riescono ad avere i successi che speravano, perché arriva intanto l'inverno, il cosiddetto generale inverno, che li blocca. Poi intanto interviene anche l'America, che affianca la Russia con il cosiddetto patto di affitto e prestiti, quindi arrivano gli aiuti alla Russia per il materiale bellico. La Russia, che chiaramente era alle strette e assediata a Stalingrado, con questi aiuti inizia la controffensiva. Controffensiva che chiaramente poi riporta indietro tedeschi e italiani. I tedeschi erano avanti, gli italiani procedevano da dietro. Arcangelo ha fatto la campagna di Russia e adesso ci racconterà la sua esperienza. Allora, Arcangelo, questa guerra cosa è stata per te? Per me è stato un disastro della maniera. È stata una mica però la salvezza, perché di 8 anni di assicurazione continuativa con i pagi, tirando le categorie in cielo, le elenchi anagrafici che erano sistemati, c'erano eccezionali, abituali, salariati fissi. Cioè, il minimo che una poteva fare per fare le giornate era eccezionale, con 51 giornate all'anno. Quindi diciamo che la campagna, che questa guerra, nonostante il disastro della guerra, ha contribuito a far sì che tu ti sei ritrovato dei contributi. Con i contributi, sì, perché la tua esperienza di guerra, comunque la tua esperienza da militare, sì, è durata 8 anni, perché tu sei partito nel 40, sì, come militare di leva, nel frattempo è scoppiata la guerra e tu dopo la guerra sei rimasto a disposizione dell'esercito. Ma tutte le classi come la mia, tutte le classi. Fino al 48, giusto? Fino al 58, si capisce. 48. Si capisce 48. Questo, pace bene. Questo grazie, pace bene. Grazie ovviamente al fatto che servivate come diciamo ordine pubblico in mancanza delle forze dell'ordine, sì, giusto? Sì. Ecco. Bene, allora Arcangelo, dici qualcosa che ti è rimasta impressa durante la campagna di Russia. Hai sofferto la fame? No, come fame no, ne abbiamo sofferto. Cioè, era più era un disastro durante la... perché lo freddo ne facevamo avuto proprio, tu... non eravamo abituati, per esempio, non eravate ben equipaggiati, bravo, pure quindi mancava pure una cosa da chiaramente dire. Il freddo era pungente e tu te la sei vista brutta anche, è vero? Raccontaci cosa ti è successo. Tu hai rischiato il congelamento, vero? Il congelamento io ha rimasto più in pressione, se mai sia io, per esempio, non ci ha riuscito, per esempio, io mi ne congelato. Quando vi ha congelato io... congelamento è avvenuto perché tu stavi facendo la guardia, giusto? Quindi se questo congelamento a posto fosse fermo, fosse blocca, così ne... io ha camminato come non c'è stata la possibilità, no, ti avrebbero dovuto amputare le gambe pure. Tu quindi in pratica non appena hai sentito questo freddo pungente, ecco, ma ha aiutato l'allarme, l'allarme si dava mediante una corda che comunicava l'interno con l'esterno, quindi Arcangelo sentendosi freddo alle gambe, certo, valido, è chiaro.
sentendosi queste gambe pungere dal freddo, ha tirato la corda e ha avvisato chi stava all'interno che lui si trovava in difficoltà. Quindi sono venuti, ti hanno fatto entrare dentro. E è stata la fortuna mia. Perché? Perché c'era... c'era quella possibilità. Cioè, non c'è stata una cosa. Chi è intervenuto? Chi è intervenuto? Chi ti ha aiutato? Mi ha aiutato una cristiana che mi ha fatto dei messaggi. Stiamo parlando di una signora che in pratica abitava nella stessa stanza, sì, che stiamo in quella casa che loro avevano occupato, ecco. I soldati poi non è cancellare muti, no, assolutamente. Però voglio dire, chiaramente è stato soccorso da questa donna russa che lo ha aiutato. Come? Mi ha dato la salute, dei massaggi ti ha fatto le gambe, sì, no? Sì, i massaggi, mi fregolava quella. C'è calania, io da stessa mano, ma mentre le cose le fregolava. Tutte le domani fregolava poi, no? Quindi diciamo che questi massaggi hanno quindi riattivato la circolazione sanguigna e ti hanno salvato. Sì. Tu chiaramente di questa donna non ci dimenticherai mai. Bene. Poi hai visto anche morire i tuoi compagni. È logico, li metti poi la stabilizzare. Ecco, sono morti tanti i tuoi compagni. Che mi dicevi che quando arrivava l'inverno rimanevano lì tumulati sotto la neve. Poi quando arrivava la stagione, diciamo, calda, la neve si scioglieva e ovviamente questi corpi dovevano essere rimasti congelati in asciutta. Dovevano essere però poi tumulati, vero? Ecco. Quindi facevano le fosse comuni, no? E li lasciavano lì dentro. Ecco, Arcangelo sempre con i mezzi. No? Sì. Quindi Arcangelo poi ritorna ebbe la fortuna con l'impatria. Ritorna in Italia perché ovviamente la guerra ormai era perduta. E viene fatto, intanto c'era stato l'armistizio del 43, viene fatto prigioniero dagli inglesi e da Siracusa parte in Africa. Va a Tripoli, dove lì rimane prigioniero degli inglesi. Sempre dei prigionieri, si capisce. Poi, quanto sei stato in Africa? In Africa una quattro mesi bene. Ecco, poi sei tornato in Italia per fare servizio civile, diciamo. Ecco. Sempre militare. Militare però dovevate sostituire le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine. E lì Arcangelo rimane sino al 1948. 8 anni quindi di militare, che poi gli serviranno, come ha detto Arcangelo, anche per i contributi, quindi per la pensione, quindi l'unico lato positivo. Quindi questa guerra, esperienza brutta, giusto? Però ha giocato poi alla vecchiaia, per esempio, che io morto prima tu, ben o poi, quando si pagava, lo so, figlia, ma perché lo paese era piccolo, e te mia, quante viate con ben di però la cara, tutte le cose, è stato vestito picca, e le pagine, certe cose le pagine che le. E quando gli dice, poi figlia, mantana, pensate bene, uscendo, ma trovi, ora tieni dentro lì e c'è nessuno. Ok. Allora poi, torni a Galugnano dopo il 48 e ti sposi subito con una con tua moglie che la conosciamo, che è fidanzato già da quando eri bambino. Da vicini, ecco. Da conosciamo da vicini. Fidanzato? No, non era fidanzato. Era da conosciamo da quando era mio cognome. Però siccome il paese era piccolo, l'idea è diventata come un grande aia mi ha ingannato io a mettere l'aglio così nell'anno con mia. Allora, stavo dicendo, quindi sei tornato, sei tornato quindi a Galugnano e ti sei sposato. Ecco. Bene, il tuo lavoro qual era? Contadino. Quindi tu ti sei trovato nel periodo, diciamo, in cui si è passati dalla luce a candela che c'era nelle case, ecco, alla luce elettrica del periodo post bellico, quindi a tutte le comodità, a tutte le cose che dal passaggio dell'arare la terra con i cavalli a quello con le motozappe, giusto? Io ho giustato entrare nella casa quando era me e Candi Monserrati, no? Poi a picca io quando io mi andavo giù mi ha fatto un'abitazione di tre case
5x5, no? Dei 25 metri quadrati. Andiamo. Oltre di qui, di dopo, mi fici cucina, bagno, coso, di qui di più basso intorno. Erano le cose che succedevano, non bene come le case. L'abitazione che era il castello, castello paradiso, no? Quindi un calare. E anche le campagne, pure tutte le campagne tenivano un riparo di, sia degli erni sia giuglia. E sia quando mi saliva. Diciamo che i tempi non, di una volta erano bei tempi, no? Che se uno stia registrato, se uno stia stimato. Erano bei tempi, prima c'era la famiglia, si viveva soprattutto in campagna, no? Sì, il periodo della semina, della raccolta. Poi il paese era piccolo, paese, tutti li conoscevano. Stazione di San Donato, Calmiani, stazione di San Donato, quindi tenia meno fiavo. Poi è bello, cara, che la pare che sta a quattro passi. Santo Donato, quello sta ai cucchi. Sternatia pure. È tutta la roba. Poi quindi quando facevano le feste vi spostavate voi. Ecco, era un'occasione per incontrarsi. Sì. E le feste mo veramente. C'erano sentite prima. Sì. Noi non ben niente. E fino che ci è solo. No, siamo tutta la famiglia, gli amici, certo. E dunque c'erano i familiari. Io a San Donato, a San Donato, San Donato, mio bello vecchio grande, di Calignano per 3-4 anni, e c'era una sorda la buona matematica. E quando erano le feste, sciame, e siamo mangiamo a dare la festa, la facciamo a la famiglia era e più quando unita. Era San Michele, mio bello, e poi a me mi è rimasto lo nome Moica, ogni giorno mi vento Arcangelo Michele. Bene. Quindi Arcangelo. La giupassata, però grazie a Dio, dico sempre, ci ha giurato a queste condizioni qua. Questa è una buona cosa. E pure noi, pure noi a Paese io sono condannato il Signore di Gero in terra. Che noi anzi, e queste fotografie che nessuno di noi, poi la Simona ancora mi fa ridere, quando le giravo già eccetera. E poi c'era certe infermiere pure con i daga, che nessuno è su queste fotografie. E io poi se ne pigliavo il cede che disse, ma ci danno queste lì i campieri con la Sara, capite dove piccini, no? Piccini, ma hanno passato 10 anni. Insomma, tu ti sei trovato in cose che neppure pensavi. Che potevano avvenire queste cose. 50-60 anni fa. Come fai? È vero, Arcangelo. L'avvenire non lo sapeva mai certo nessuno. E quando passa e tiene quella buona la chiudere qui. Comunque. No, caro Arcangelo, tu sei una brava persona, grazie della tua esperienza. Grazie. Sicuramente la guerra non è da augurare a nessuno. Le guerre sono tempestose, le guerre non. Bene. Allora ti ringrazio Arcangelo. Sai io quanto e penso sempre ai familiari, del Signore e ai familiari. Grazie Arcangelo, grazie. Grazie per la tua esperienza, Arcangelo, grazie. A memoria.